Oltre ai drammatici aspetti che tutti purtroppo conosciamo, per la popolazione di Milano la pandemia ha rappresentato un freno, se non una vera e propria retromarcia, dal punto di vista demografico. L'elenco dei residenti sotto la Madonnina si è infatti andato via via assottigliando negli ultimi 2 anni, ma oggi questa tendenza sembra essersi non solo interrotta, ma pienamente invertita. Ad annunciarlo, non senza parole di orgoglio e speranza, è stato lo stesso primo cittadino Beppe Sala. Siamo tornati a superare 1.400.000 e comunque per me è un piccolo ma importante segno che questa città non ignora le difficoltà ma cerca sempre di trovare una formula perché possa accogliere e possa essere una promessa di miglior vita, non semplice, certamente faticosa e ripeto, rifatemelo dire, la fatica delle donne non ha eguali. Ma certamente luogo di opportunità. L'ultima volta che Milano aveva superato la quota di 1.400.000 residenti era, non a caso, la fine del 2019, dopo una crescita costante che aveva caratterizzato più o meno gli ultimi 20 anni. Basti pensare che nel 2008, ossia appena una manciata di anni fa in termini demografici, i milanesi erano 100.000 in meno rispetto ad oggi, sotto quota 1,3 milioni. Nel 2019 la soglia quasi psicologica del 1.400.000 residenti era stata superata di ben 4.000 unità. Oggi il margine di vantaggio, se vogliamo chiamarlo così, è di qualche decina di persone, ma tanto basta per far sorridere il comune e tutti i milanesi.